Ancora una volta viaggiamo verso la terra degli incubi per scoprire, nelle viscere della montagna nera di Wilted, il perfido Zordrak, signore degli incubi, che ordisce le sue mostruose congiure per sconfiggere il fabbricante di sogni affinché gli incubi possano dominare. Allontaniamoci da Wilted fino alla foresta dei Woods, dove Pildit, capo dei Woods, e i suoi compagni proteggono la terra dei sogni. I Noobs vivono qui e questi sono due di loro, Rufus e Amberly, che aiutano il fabbricante di sogni e il suo pesce cane da guardia, Albert, a inviare i sogni attraverso il più prezioso oggetto della terra, la pietra dei sogni.